Ciao amici, avete mai sentito parlare di fegato grasso? È quando il fegato si deve mettere a dieta? Guarda che è una cosa seria. Alla fine del video c'è una notizia scioccante che ho letto e che tutti dobbiamo condividere il più possibile. Il fegato grasso, che nella sua definizione medica si chiama steatosi epatica, è l'accumulo di trigliceridi nel tessuto cellulare del fegato, cioè negli spazi tra le cellule. Si tratta di una condizione grave che può portare a disfunzioni epatiche fino alla necrosi, cioè la morte delle cellule del fegato con conseguenze gravissime. Simona, mi fai paura? Non bisogna sottovalutare. Se volete fare prevenzione naturale per il fegato, c'è un mio video in descrizione. E per seguire tutti i miei consigli di salute naturale, iscrivetevi al canale. È facile, con un click così. Ma quali sono le cure per questa condizione? Quello che possiamo tutti fare è intervenire sull'alimentazione e assumere i giusti integratori. Oggi vediamo una ricerca tutta italiana molto promettente. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace altri nuovi video. Lo studio, condotto presso l'ospedale Bambin Gesù, è stato pubblicato su Antioxidant and Redox Signaling, e il link è in descrizione. I ricercatori hanno usato una sostanza antiossidante estratta dall'olio di oliva contro il fegato grasso, in particolare degli integratori contenenti idrossitiroloso e vitamina E, per ripristinare l'equilibrio tra radicali liberi e antiossidanti. La cosa scioccante è che questa terapia è stata somministrata a 80 bambini obesi con fegato grasso. Bambini con il fegato grasso? È drammatico, ma vero. In Italia almeno un bambino su tre è sovrappeso o obeso. Tra i bambini con una dieta non adeguata, il 15% soffre di fegato grasso. Se si parla di bambini obesi, la percentuale raggiunge l'80% e i pediatri sono in allarme. Per fortuna questo esperimento dona speranza in una cura naturale. In 4 mesi di terapia, il 60% dei bambini ha recuperato l'equilibrio ossidativo e ridotto notevolmente il problema della steatosi epatica. Leggete lo studio. Questa cura naturale funziona per tutti, bambini e adulti. In descrizione il link ad alcuni integratori utili, ma prima, se necessario, consultate il vostro medico. Ora, condividete questo video e diffondete l'attenzione per questo problema, anche infantile. Vorreste altri video sulla salute e l'alimentazione dei bambini? Votatelo nel sondaggio che trovate nella piccola i cliccabile qui in alto. Nel mio canale trovate diversi video sulla salute infantile, c'è una playlist in descrizione. Per approfondire, iscriviti al canale e alla mia pagina Facebook Simona Vignali Naturopata e al gruppo Trendy e Sani per sostenere il mio lavoro, per restare aggiornato e chiedere consigli naturali. In descrizione il link al mio sito e a tutti i miei libri ed ebook. Vivi consapevole e vivi meglio!